Buonasera, come sta? Mi scuso se la camera è un po' fredda, ma non l'affitto da 2 settimane. Chi è lei? Dove mi trovo? Non si preoccupi, mi chiamo Peter, sono il figlio del proprietario di questo chalet. E lei? Non lo so, non mi ricordo nulla. Può passarmi quel maiale? Sì, tenga. Grazie. Ma non ti ricordi proprio niente? Hai avuto un incidente. Oh, scusami, ti ho dato del tu. Beh, Diamoci del tu, continui. Continua. hai avuto un incidente, la tua macchina è andata sbandata. Non ho potuto chiamare i soccorsi perché la strada è innevata. Comunque, ho saputo che la stanno già liberando. Ho visto che hai un telefono, ma purtroppo qui non c'è mai campo. Però se vuoi un telefono fisso. Senti, ma tu non ti ricordi proprio niente? Da dove vieni? Da dove eri diretto? Quando è successo l'incidente? 2 ore fa, credo. Senti, riposati. Io intanto vado a preparare del tè. Te lo porto in camera? Sì. Il Ok. Lo porto anche a te e al tuo amico. mio amico. Sì. Ah, ricordi? C'era un tuo amico con te, Tony. Ricordi qualcosa di lui? Sai chi è? Non ne ho idea. Ciao Peter. Beh, ciao, come stai? Bene, tu? Sì, tutto a posto. Senti, mi ha chiamato il medico per papà. Mi ha detto che la situazione non è delle migliori. Dovremmo farci un salto. Senti, non puoi capire cosa mi è successo oggi. Due ragazzi hanno avuto un incidente e sono qui al nostro chalet. Che faccio? Chiamo un'ambulanza? Ci penso io, tranquillo. Comunque, tu torna subito da loro. Ma come stanno? No, stanno bene. Sono feriti? Un po', ma niente di grave. Possono parlare. Sì, certo. Ok, dammi 20 minuti e sono subito da te. Va bene. Sì? Sono io, Peter. Posso entrare? Certo. Ho una sorpresa per lei. Sorpresa? Ah. Me l'ha lasciato un cliente. Pensi che Grazie. la stavo per buttare? La ringrazio tantissimo. Con questo dovrebbe riuscire a camminare, la provi? Mi aiuti per favore. Certo. Come andrà? Un attimo, piano, piano, piano. Come nuovo. Senta, sto andando a preparare la cena. Anzi, sto per fare un po' di tè, ne vuole un po'? No, grazie. Io non bevo il tè. Piuttosto. Come sta il mio amico? Dove si trova? Nella stanza lì in fondo, vuole che l'accompagno. Grazie. Lei è veramente gentile. Sì, mi accompagni, voglio vedere come sta. Un attimo. Voglio vedere come sta. Il suo amico sta male, non ricorda molto dell'incidente. Con calma, non si preoccupi. Allora, mi diceva che ha perso la memoria. Sì, ma mi sembra pure normale dopo una botta come quella. Ma com'è possibile? Non lo so. La camera è questa. Paolo, come stai? Chi sei tu? Sono Tony, non mi riconosci? Ah, Tony, sì, Peter mi aveva parlato di te, mi ha detto che eravamo in macchina assieme, vero? Però non mi ricordo nulla, mi dispiace. Allora è vero, hai perso la memoria. Sì. Questo è un problema. Ma veramente non ti ricordi niente? No. Senti, ma come abbiamo avuto questo incidente? Ci siamo schiantati con la macchina, dopo che abbiamo fatto la curva. Da E da dove siamo partiti? Palermo siamo partiti. Ma veramente non ti ricordi? Questo è un problema.
Adesso il lavoro come cazzo lo facciamo? Quale lavoro? Come quale lavoro? Siamo venuti qui per... Ho portato il tè. Come va? Stai meglio? No, non molto. Volevo dirvi che la cena sarà quasi pronta. Preferite mangiare in camera? Sì, sarebbe sì, meglio, sì. Grazie. Va, grazie. Sei arrivata prestissimo. Ti ho detto che sarei venuta a vedere i ragazzi. Sono qui, ti presento. Ragazzi, lei è mia sorella Beatrice. Salve, molto ciao. Piacere, Beatrice. Io vado. Ciao. Peter mi ha detto che avete avuto un incidente. Come... Non molto bene. Idioti! Non sapete manco guidare! Bea, ascolta. No, zitto, sbidollato! Ed anche tu! Che cosa hai fatto alla testa? Te la sei fasciata? Ti hai piantato un cervello nuovo! C'è un problema! Cosa? Si vuole tirare indietro? Ha perso la memoria! Sei degli amanti più incompetenti del mondo! No, sul serio, non ho mai conosciuto delle nullità come voi. Ascolta, non so chi sia tu e non so chi sia lui, ma non ho intenzione di farmi insultare da una troia qualunque. Io me ne vado, spostatevi. Tu non vai da nessuna parte! Aspetta, lascio stare un secondo. Adesso cercherò di spiegarti di nuovo e di rinfrescarti la memoria, ok? Noi tre ci siamo incontrati ad un convegno 5 mesi fa. Ci siamo conosciuti e siamo diventati amanti. E qualche settimana fa abbiamo deciso di uccidere mio fratello Peter. Ma per quale motivo? Mio padre sta morendo, per fortuna. Ma i soldi andrebbero a tutti quello sfigato rotto in culo di mio fratello. Per ora eri d'accordo quando ci siamo visti 2 giorni fa. E se proprio devo dirla tutta, non credo a questa cazzata della memoria persa. Me ne frega un cazzo di quello che credi, io chiamo la polizia, sposta. Dove cazzo va? Siesti, coglio! Ti devi stare fermo, capito? Che cazzo fa? Che cazzo fa? Sparagli! Sparagli a sto coglione! Oh. Io non lo uccido. Per ora, stavolta, mentre mi scopavi durante lo specchio, mi sussurra all'orecchio, faccio tutto quello che vuoi. Fregatela di me! Sparagli! Sparagli! La pistola del nonno è pronta di nuovo a parlare.